Buongiorno e benvenuti a tutti, anzi buon pomeriggio. Grazie per essere così numerosissimi a questo webinar. È il primo webinar di ICOM su questo nuovo prodotto, CNWave di Cambium a 60 GHz. Qualcuno di voi sicuramente avrà già assistito a presentazioni di su 60 giga. Non vi nascondo che il fermento è notevolissimo, per cui diciamo che prodotto è una serie di prodotti su cui c'è tantissima curiosità e tantissimo interesse. Oggi vediamo di togliere qualche dubbio, di levare, diciamo così, qualche curiosità. Chiaramente da qui al futuro ne rimarranno veramente tante. Lascio spazio alla presentazione, quindi tolgo questo mio brutto faccione dal vostro schermo. Andiamo a iniziare la trattazione di questo webinar. Per chi non mi conoscesse, tra di voi vedo diversi nomi nuovi. Io sono Del Bianco Matteo, sono Product Manager di Icon Technology per tutta l'area Wireless and Communication. Prima di tutto, chi è ICOM? ICOM dal 2006, che è un distributore a valore aggiunto di tecnologie dapprima solo wireless, poi professional by radio e ultimo introdotto nel portafoglio prodotti di ICOM ma tutta la parte di security e surveillance. Oggi noi abbiamo una sede principale a Riccione, un branch office a Milano e una rappresentanza a Roma. ICOM è strutturata su un sales team di 10 sales account, 4 sales account dedicati esclusivamente all'area WISP, 4 product manager e 3 inside sales. Ci sono poi due channel marketing specialist per ciò che riguarda diciamo così, le comunicazioni, quindi chi di voi è connesso oggi ha sicuramente ricevuto una comunicazione e le comunicazioni che riceve sono frutto del lavoro del team marketing. Abbiamo poi 3 pre-sales engineer. Abbiamo poi 3 pre-sales engineer e 2 post-sales engineer. I mercati di riferimento a cui ci rivolgiamo sono sempre un bit diverso, WISP o System Integrator. E i mercati di riferimento sono aziende, sanità, hospitality, enti pubblici, oil and gas, security, emergency, telecom, porti, aeroporti, trasporti, manufacturing. Quindi laddove ci sia bisogno di connettività di qualsiasi tipo. Dal punto di vista del proposal, ripeto che ICOM è una venditore. Sono un'azienda che distribuisce in modalità business to business, quindi non si rivolge mai direttamente alle user. Dal punto di vista del rapporto, c'è sempre un rapporto vendor, ICOM, canale, quindi il nostro canale di distribuzione, e utenti, quindi utenti inteso come end user. Chi sono i nostri clienti, i nostri partner? I nostri partner sono sempre e soltanto system integrator, sono sempre e soltanto Internet Service Provider, quindi ISP o WISP, oppure impiantisti ed installatori in ambito security, TLC e DCT. Per cui noi, diciamo, ICOM attraverso il canale lavora indirettamente su quello che è l'end user. I brand da noi rappresentati. All'interno dei brand da noi rappresentati, fondamentalmente abbiamo 3 aree di operazioni. Una delle aree di operazioni è il settore wireless broadband, che mi vede come product manager, un'altra area è quella della comunicazione radio professionali e l'altra area è quella della security. All'interno troviamo fondamentalmente 3 main brand, quindi nell'area wireless troviamo Cambium Network come main brand,
all'interno dell'area Professional Radio troviamo Motorola Solution come main brand e all'interno dell'area Security Surveillance troviamo Avigilon che un paio d'anni fa è stata acquisita da Motorola, ma è ancora un brand a sé stante. Chiaramente all'interno delle varie aree ruotano altri brand, come per esempio nella parte wireless abbiamo sul Fixed Wireless Access Cambio Network e Aviat Networks come prodotti su link punto punto e punto multipunto outdoor. Nel Wi-Fi Enterprise abbiamo Cambio Network sicuramente, ma anche Peplink e Teltonica sulla parte LTE e Wi-Fi. Sulla parte LTE e Wi-Fi abbiamo degli estensori di copertura COBAM, COMBA, quindi ripetitori LTE. Come accessorio, diciamo così, per tutta la parte radio professionale abbiamo tutta la parte di security intercom by command. Sulla parte di security, Hikvision e Selea affiancano il brand Avigilon per tutta la parte di telecamere, diciamo così, più entry level, oppure di controllo accessi lettura. Completano il portafoglio prodotti alcune soluzioni di cabling di Reiki e Massari, switch di cambio network oppure tribo andata, captive portal Wi-Fi hotel dedicati al mondo Wi-Fi e l'annuncio è della settimana scorsa e non è ancora stato introdotto nella slide. Abbiamo appena chiuso un accordo di distribuzione con Mikrotik, focalizzato chiaramente più sulla parte di routing, perché è quello dove c'è richiesta, c'è maggiore interesse, ma chiaramente il nostro accordo di distribuzione con Mikrotik è aperto a tutto il portafoglio prodotto. Ok, detto questo, vado a iniziare la presentazione diretta sul portafoglio prodotti Sanewave a 60 giga di Se avete delle domande, magari ve le appuntate e se alla fine della trattazione di tutto quello che andrò dicendo, quindi all'apertura della slide question and answer, magari me le scrivete laddove trovate le domande all'interno del web tool di GoToWebinar, in modo tale che così andiamo a fare domande e vado a rispondere solo a domande a cui chiaramente durante la trattazione non ho dato risposta. Sanewave, che cos'è? Non è altro che una soluzione abilitante multi-gigabit sul mondo Fixed Wireless Access. Oggi il mondo Fixed Wireless Access in banda libera è stato sempre, diciamo così, banda libera e punto multipunto, è stato sempre aperto a tecnologie 5 giga che oggi vedono sul gigabit diciamo così, un po' il limite tecnologico. Le soluzioni 60 giga e nel dettaglio la Sanewave di Cambium abilitano il mondo Fixed Wireless Access a soluzioni multi-gigabit con un prodotto innovativo. Si parla di easy installation, quindi installazione molto facile. Perché? Perché chi fino ad oggi ha avuto a che fare con tecnologie 60 giga sa quanto può essere complicato o comunque quanto può essere micrometrico l'attività di allineamento d'antenna. Cambium introduce una serie di prodotti, una famiglia di prodotti che montano già, hanno già a bordo quello che viene chiamato l'auto beamforming, quindi un sistema di antenna beamforming che non prevede un appuntamento micrometrico da parte dell'installatore, ma prevede un appuntamento quasi, dopodiché è l'antenna beamforming che fa il resto del mestiere. Easy operation, espandibili, sistemi espandibili attraverso il supporto del mesh, con tecnologie che supportano sicuramente configurazioni mesh, sicuramente configurazioni punto punto, sicuramente configurazioni punto multipunto. Cambium nella tecnologia Sanewave a 60 giga diciamo così, ha sposato lo standard più innovativo, quello più recente, che è l'802.11aY, di cui
poi dopo vedremo alcune macro differenze rispetto a standard che c'è, diciamo, preesistente rispetto all'Y, e ha sposato anche la tecnologia di Facebook Telegraph Connectivity Technology, cioè la tecnologia di Facebook per portare connettività gigabit ovunque in questo momento ci sia. Quindi un'idea, tra virgolette, di Facebook che è stata sposata appieno da Facebook. Il concetto di Telegraph Connectivity lo trovate direttamente sulla pagina di Facebook preposta con tutte le informazioni, ma è uno standard di comunicazione, quindi vuol dire interoperabilità tra vari brand. Come dicevo prima, il concetto di Cambium CN Wave a 60 giga parte da un protocollo 802.11ay. L'802.11ay è stato, diciamo così, ratificato recentissimamente nella versione ancora draft, e quindi diciamo così, lo standard deve essere ratificato a brevissimo. L'811AD era già preesistente, ratificato nel 2016. Come vedete, a livello fisico il throughput tra le due tecnologie raddoppia. A parità di larghezza di canale, 2160 MHz, che è la larghezza di canale prevista per questa tecnologia, ma la Y rispetto alla D ha la possibilità di fare il channel bonding, quindi fare bonding, quindi sommare due canali adiacenti e quindi lavorare su 4320 MHz di canalizzazione. Il channel access è in carrier sense sull'811AD, carrier sense che Cambium sulle tecnologie Fixed Wireless Access non ha mai sposato, per chi conoscesse il pregresso di cambiamento in ambito 5 GHz, ma l'811Y va a introdurre il TDMA TDD, quindi Time Division Duplexing, Time Division Multiplexing Access. Questo consente delle feature, soprattutto in ambito punto multipunto, sicuramente superiori, ma soprattutto consente quella che è la network synchronization. Nell'811AD non è possibile avere una network synchronization, mentre invece sull'802.11ay è previsto una network synchronization basata sul GPS clock. Quindi una piattaforma comune a tutto il portafoglio prodotti Cambium, Fixed Wireless Access, punto multipunto ed anche punto punto esistente a 5 GHz. Quindi si tratta di una comunanza di, diciamo così, tipologia di sincronizzazione con tutte le altre tecnologie punto punto, punto multipunto che da sempre Cambium a portafoglio e che lavorano, guarda caso, con Sync GPS in TDMA ed in TDD. La tecnologia 802.11ay consente di lavorare in modalità, quindi di supportare il mesh, e la Y consente di avere quasi il doppio di CPE per settore rispetto alla D. La D utilizza, cioè la D può riuscire a comunicare con 8 CPE, fino a 8 CPE per settore, mentre invece la Y può arrivare a lavorare fino a 15 CPE per settore. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questa tecnologia? Il TDMA rimuove i conflitti di accesso presenti tipicamente e normalmente sul carrier sense. Perché? Perché di fatto ad ogni time slot, diciamo così, ad ogni cliente, ad ogni client viene
assegnato un preciso time slot nell'unità temporale. E di conseguenza, ovviamente, diciamo, il valore aggiunto è quello di poter avere una trama ben definita di accesso in modalità punto multipunto con più clienti che accedono allo stesso checkpoint. Altra cosa è che ogni singolo checkpoint con uno slot di trasmissione parla con tutte le CPE ad esso connesse. Quindi single channel for complete network, quindi un singolo canale, e mantiene un'elevata efficienza spettrale. Tutti questi benefit del TDMA sono ben noti e arcinoti nel Fixed Wireless Access a 5 giga e sono stati riportati su 60 giga. Network synchronization, tutte le radio sono sincronizzate, diciamo così, attraverso il GPS, hanno una sincronizzazione di tipo, diciamo così, in tempo, quindi non di spazio, e in questo modo si ha la possibilità di avere più radio che trasmettono dallo stesso sito e sincronizzate, e le CPE, più CPE che ricevono da API diversi sullo stesso territorio, sono sincronizzate tra di loro. Il channel bonding, chiaramente la Y rispetto alla D, come avete visto prima, supporta il channel bonding, quindi canalizzazione di 4,32 giga, che significa all'atto pratico la possibilità di duplicare il throughput sia in modalità punto punto che in punto multipunto. Il mesh routing, vedremo dopo qualche slide di riferimento, ma diciamo così che ha la possibilità di creare delle route dentro il network attraverso le quali decide in modalità autonoma quale strada utilizzare per un cliente per far uscire un cliente dal POP. E tipicamente la strada è sempre quella migliore, la più breve, quella più libera, quella che ci dà più throughput e quella che ci dà meno latenza. A livello di architettura, diciamo, il 60 giga chiaramente prevede delle distanze molto ristrette tra un nodo e l'altro o tra un nodo e il CPE, e le possibilità operative sono veramente tantissime. Quindi wireless to the home, quindi portare la connettività direttamente, la connettività multigigabit direttamente a casa dell'utente. Wireless to the building, connettività multigigabit direttamente on the roof sul building con più unità abitative all'interno. Rooftop to rooftop, questi sono tutti vari acronimi, anche qui stiamo parlando di possibilità di interconnettere roof to roof, quindi tetto su tetto, varie unità abitative in modalità punto punto o in modalità punto multipunto. Fiber extension, chiaramente dove arrivo con la fibra ottica, io posso domani mattina creare immediatamente delle estensioni direttamente a casa degli utenti o all'interno di aziende di diciamo, zone industriali senza dover effettuare scali. Cioè, mi arriva la fibra in un determinato punto a ridosso, tipico l'esempio della fiber to the cabinet dei classici operatori, e io dal cabinet mi muovo in tempo zero con l'installazione di un distribution node, quindi di fatto la nuova denominazione di un access point, fino ad arrivare agli utenti nella stessa zona, nella stessa area industriale. Quindi fiber extension. Backhauling, chiaramente la tecnologia 60 giga, come ho detto prima in una slide fa, può lavorare in modalità punto punto, punto multipunto oppure in mesh. In modalità punto punto, punto multipunto può fare anche da backhauling per smart cell in 5G, outdoor wifi, micro POP e videosorveglianza. Quindi anche backhauling su videosorveglianza. Gli esempi applicativi sono chiaramente diversi. Qui vediamo un esempio applicativo. City Center. Il City Center è lo
lo scenario di applicazione classico delle tecnologie CNWave o comunque di tutte le tecnologie 60 giga, perché si prevedono distanze molto brevi e connettività a larghissima banda, quindi multigigabit. Quindi qui vediamo applicazioni rooftop to rooftop oppure applicazioni point to multipoint con interconnessione tra i vari nodi in modalità mesh. Questa interconnessione tra i vari nodi in modalità mesh, tutti i pallini verdi e le righine verdi che vedete, sono fondamentalmente diciamo così, la possibilità di creare delle linee di backup o delle linee alternative al percorso client to POP. Altro esempio, diciamo così, di deployment, la modalità suburban, laddove abbiamo esigenze di avere un'altissima connettività, quindi stiamo parlando di gigabit, noi possiamo interconnettere varie unità abitative in modalità mesh tra di loro, quindi linee blu sono linee distribution node to distribution node messi sui tetti di casa degli utenti. Alcuni di questi avranno un backbone, un in fibra ottica o addirittura anche 60 giga, dopodiché avviene la distribuzione. La distribuzione in questo caso è in modalità mixed, quindi sia mesh che distribution node, quindi access point to client, quindi punto multipunto. Ok, qui anche qui siamo in un'altra suburban, anche qui abbiamo tra connettività tra distribution node e client node, oppure modalità rooftop to rooftop con un collegamento fatto in modalità punto punto con apparati in high gain. Qui siamo in una classica area industriale con più distribution node, quindi più access point, interconnessi tra di loro in modalità mesh con connessione verso moduli client dislocati all'interno, cioè dislocati nei capannoni industriali all'interno dell'area di copertura della nostra dei nostri distribution node connessi in modalità tra di loro. Quindi avete visto gli esempi architetturali, ce ne sono veramente tantissimi. Chiaramente l'attività, diciamo così, preliminare di network design e di progettazione sulla tecnologia 60 giga è molto ma molto importante. Vi annuncio già che il link planner di Cambium è già gli apparati CNWave on board, per cui è già possibile oggi, tempo zero, di creare, di realizzare, di progettare o anche di fare sem delle semplici verifiche di copertura, di livello di segnale direttamente sul link planner di Cambium. Okay. Questo tipico esempio applicativo di small cell backhauling tra base station 5G, per cui qui abbiamo point to multipoint, che può essere, come nel caso in alto, diciamo così, in mesh con un anello mesh, oppure un semplice point to multipoint, oppure nella riga fucsia può essere un semplice backhauling con antenne. Andiamo nel dettaglio della tecnologia. Da cosa è composto il portafoglio prodotti CNWave? Il portafoglio prodotti CNWave è composto da un distribution node, come vi dicevo prima, l'acronimo che ha preso il posto per questa tecnologia di Access Point. Quindi distribution node si chiama V5000. Poi andiamo a vedere più nel dettaglio cosa significa il dual sector distribution. I client node sono fondamentalmente al momento due, un V3000, come vedete ha
parabola ed è chiamato, definito da Cambium High Gain Client Node, e un V1000 che è un Mid Gain Client Node. Quindi ad oggi il portafoglio prodotti Sianwave di Cambium è composto da questi tre articoli: un distribution node doppio, con una doppia antenna settoriale, quindi copertura doppio settore, un V3000 High Gain Client Node e un V1000 Mid Gain Client Node. Il distribution node, allora, il distribution node è diciamo così, un apparato che, come vedete, è già un all-in-one. Quello che vedete nell'immagine, nella fotografia, è un apparato con una doppia antenna settoriale. Doppia antenna settoriale, ciascun settore copre 140 gradi di azimuth e 20 gradi di elevation per un totale di 280 gradi di copertura. Quindi la copertura di questo apparato, di questo distribution node, è di 280 gradi. A livello di caratteristiche tecniche basic abbiamo una copertura che va da 57 a 66 GHz. Poi vediamo nello specifico cosa significhi in termini di numero di canali o di nomenclatura di canali. Una modulazione che va da BPSK a 16 QAM, quindi da MCS0 a MCS12, con l'Adaptive Coding Modulation, quindi modulazione adattativa e si adatta diciamo, all'ambiente esterno. A livello di throughput abbiamo 1,9 gigabit di uplink più 1,9 gigabit di downlink per settore, qui c'è un errore di manca una C, quindi non ha 1,9 bps ma Gbps. Questo con il canale standard da 2 giga. Lavorando in modalità in channel bonding, il channel bonding è una feature che è prevista in roadmap, ma non è ancora, diciamo così, stata introdotta sulla release 1 del software, quindi la release attuale del software. Premesso che gli apparati devono ancora essere consegnati in distribuzione da Cambium, per cui quello che vi stiamo dicendo adesso è soltanto frutto di, diciamo così, relazioni, slide di Cambium e prove che sono state fatte da alcuni partner, ma ancora fisicamente prodotti in mano dentro Icon Technology da testare duramente. Non ci è arrivato, per cui quello che vi diciamo adesso è ciò che ci è stato raccontato dai partner che hanno avuto modo di provare questa tecnologia. Quindi in channel bonding, quando sarà disponibile e non più in modalità beta, il throughput sarà di 3,8 gigabit in uplink e 3,8 gigabit in downlink, per un totale di 7,6 gigabit in totale. Quindi in aggregato, come viene detto. La copertura d'antenna è 280 gradi, 140 gradi per ciascun settore, quindi vedete settore 1 in blu, settore 2 in rosso, con un ARP, potenza massima emessa in settori isotropici irradiata, di 38 dpm. L'antenna ha la modalità, quindi ha la possibilità di lavorare già in beamforming. In modalità point to multipoint oppure in mesh, allora point to multipoint significa che l'apparato dialoga con delle CPE ed esattamente ci sono 30 CPE, quindi client node, che è possibile connettere al distribution node. Esattamente 15 CPE, quindi client node sul sector 1 e 15 sul sector 2. Oppure in modalità mesh alcuni distribution node possono dialogare direttamente con altri distribution node. E in modalità mesh ogni distribution node gestisce quattro
distribution node, quindi due per settore, quindi io posso connettere al settore 1 due distribution node e al settore 2 due distribution node, più 26 client node, per un totale, chiaramente, qui vedete, siamo sempre a 30 connessioni, ma lavorando in modalità mesh, ciascun distribution node può gestire su ciascun settore altri due distribution node e 13 CPA, quindi 13 client node. La sincronizzazione, come vi dicevo prima, è possibile sincronizzare gli apparati via GPS, oppure è prevista anche la 1588, anche questa disponibile in futuro in una delle prossime release. La latenza è inferiore a un millisecondo di latenza tra client node e distribution node, oppure tra distribution node e distribution node. A livello di data interface abbiamo una interfaccia a 10 gigabit in rame, con la possibilità di avere un PoE in passivo. Una interfaccia 1 gigabit con un PoE out 802.3at e un'interfaccia SFP Plus, quindi che accetta in ingresso sia SFP a 1 giga che 10 giga. L'interfaccia in rame 1x10 ha la possibilità di ospitare un modulino che fa una iniezione di DC, quindi di continua, e prelevare un categoria 6 per una 10 gigabit su rame. La V3000 è un high gain client node che ha la stessa estensione in frequenza del V5000 che avete appena visto, stessa modalità operativa in termini di modulazione, stesso throughput, quindi 1,9 gigabit full duplex con un canale da 2 giga e 1, oppure in modalità channel bonding disponibile in futuro, avrà la possibilità di lavorare 3,8 gigabit in full duplex. In questo caso siamo di fronte a una ultra high gain antenna con beamforming. Questa è un'antenna che lavora in più o meno 2 gradi di azimuth e più o meno 1 grado di elevation, quindi è un'antenna veramente molto molto stretta, perché è un'antenna che ha high gain, quindi un alto guadagno. Anche qui le interfacce sono le stesse del V5000, quindi un'interfaccia in rame 10 gigabit con possibilità di essere alimentata in PoE passivo, un'interfaccia 1 gigabit con un PoE out e una porta SFP Plus, quindi capace di ospitare sia moduli gigabit che 10 gigabit. Questo è invece il V1000. Il V1000 viene chiamato mid-gain client node. Mid-gain perché? Perché oltre a supportare le diciamo così, frequenze, le modulazioni che vengono supportate dai precedenti, questo ha un throughput di 1 gigabit in uplink e 1 gigabit in downlink. Quindi qui non trovate l'1,9, non trovate channel bonding. Perché? L'unica interfaccia verso il mondo esterno che ha è un'interfaccia classica da 1 gigabit con un PoE in. Quindi questo ha una sola porta Ethernet, 1 gigabit alimentata PoE, che consente di avere una velocità massima classica di 1 gigabit in uplink e 1 gigabit in downlink. Viene chiamata mid-gain client node perché? Perché ha un'antenna sempre dotata di beamforming che la può lavorare fino a 40 gradi in azimuth e 20 gradi in un'antenna che apre. Quindi ben si presta ad essere installata verso clienti molto vicini alla base station, oppure addirittura che all'interno dei 40 gradi di apertura riescono a vedere più access point in modalità, diciamo così, mesh tra di loro.
in modo tale da avere sempre l'access point ridondato. CPE è molto interessante perché verrà, diciamo, fornita, offerta ad un prezzo molto, molto interessante, quasi simile alle CPE 5G che siete abituati a vedere, ciononostante è comunque una CPE che ha livello di protezione P66, P67, un range di temperature esteso da meno 40 per 60, un po' come la V3000 e la V5000, ma questa sarà molto price oriented come CPU. Dal punto di vista del deployment, chiaramente l'abbiamo già visto e lo vediamo qui nel dettaglio con modalità punto punto, quindi point to point master con onboard E2E mode, distribution node POP. Allora, che cos'è l'E2E? L'E2E è il fondamentale software che permette alle reti di funzionare sia in modalità punto punto che punto multipunto, e occorre avere questo software. Questo software può essere embedded all'interno dell'apparato radio oppure può essere in un ambiente virtuale dell'utilizzatore, del WISP, per chi ha più tecnologie in campo, e quindi avere lo stesso software montato in ambito virtuale. Chiaramente, modalità punto punto vede una PTP master con all'interno oppure connesso a un E2E virtuale oppure un PTP slave. Il PTP slave viene chiaramente managed by PTP master, quindi di fatto il PTP master può essere un'altra client node nella V3000, il V1000 può fare solo da client, il V3000 può fare anche da punto ad alto guadagno, oppure può essere direttamente il distribution node ad essere PTP master. Point to multipoint, in questo caso, point to multipoint abbiamo il distribution node che lavora in modalità punto punto. A bordo del distribution node c'è l'istanza software E2E che permette di funzionare in modalità punto multipunto e chiaramente i vari client possono essere sia V1000 che V3000. V1000 e V3000 scelti a seconda della distanza del client dall'access point. Vi ricordo che una distribution node, che ogni tanto io chiamo access point, ogni tanto chiamo distribution node, ma il concetto non cambia. Ogni distribution node è suddiviso su due settori a 140 gradi. Ogni settore può connettere fino a 15 client. Il totale dei client di entrambi i settori, quindi 15 su 140 gradi e altri 15 su gli altri 140 gradi, quindi il totale 30 client node su 280 gradi. Okay. Extended point to multipoint with point to point. Altra possibilità di impiego è quella di utilizzare una distribution node per fare una distribuzione locale con dei client node che possono essere V3000 o V1000 e poi creare un link, classico link che trasporta la banda al distribution node qualora la fibra non gli arrivi sotto, fatto con due apparati V3000 per avere un link, tra virgolette, più lunga, più esitato, tra virgolette. Dal punto di vista del mesh, vi ho già detto che il mesh viene fatto direttamente dai distribution node, cioè i vari distribution node che si vedono all'interno delle aree di copertura e si vedono all'interno dei 280 gradi di copertura dell'antenna possono interconnettersi tra di loro. La modalità software esterna e sarà diciamo così, quando la funzionalità mesh sarà operativa, il software che gestisce, che farà gestire il mesh agli apparati sarà sicuramente su un ambiente virtuale esterno o quasi sicuramente su una versione di CN Maestro a pagamento.
versione di Cinemaestro a pagamento che sarà il Cinemaestro X o il Cinemaestro Pro Professional. Anche qui, small cell backhauling, stesso discorso, posso avere uno small cell backhauling tra un pop site e una distribution node, oppure uno small cell backhauling tra un pop site direttamente su un altro, diciamo così, un altro V3000 per una connessione in modalità appunto, E. Dal punto di vista dell'unicità ad oggi del prodotto cambio, total cost of ownership, quindi il TCO, molto basso, perché? Perché ho V5280 gradi di copertura per il singolo distribution node, grazie alla doppia antenna, quindi dual sector. Non c'è esigenza per i vari siti di avere router, perché il tutto è embedded all'interno della macchina, quindi l'installazione è molto molto semplice. I client sono, come avete visto, V1000 e V3000 per avere, diciamo così, per andare incontro alle varie esigenze. Il beamforming che ci aiuta per una easy installation, ma aiuta anche il sistema per un'eventuale interconnessione in mesh tra i vari distributor node. 2 V3000 con anche questi con beamforming per avere connettività punto punto in viene chiamato super long range. Chiaramente il super long range è sempre relativo al range di visione di operatività in termini di distanza della 60 giga in termini generali come frequenza. Channel bonding che a livello hardware è già pronto, semplicemente quando sarà disponibile il firmware per il channel bonding, basterà semplicemente upgradare gli apparati. Il CNMaestro è sempre la base di gestione di tutte le piattaforme punto punto, punto multipunto e Wi-Fi. Il CNWave rientra all'interno di queste e vi ho già annunciato che la Lidway, quindi il software di gestione diciamo, degli apparati, quindi sia dei distribution node che del client in modalità punto 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 multipunto, può essere installato onboard all'interno degli apparati. Il CNMaestro sarà, diciamo così, una delle opzioni per una gestione invece del mesh, quindi tutto quello che è l'auto-mesh healing verrà gestito da una versione CNMaestro Pro o X e quindi verrà introdotto un CNMaestro a pagamento. Oppure ci sarà una piattaforma software da installare, da acquistare, da installare in un ambiente virtuale per la gestione del mesh. Easy Planning, vi ho già anticipato che il Link Planner prevede già i prodotti 60 giga all'interno della scelta dei prodotti, quindi potete già fare una pianificazione con Link Planner oppure il CNHit. Il CNHit è una piattaforma a mappe di calore che ci dà già la possibilità di conoscere la copertura di una determinata zona partendo dal punto di accesso. Il CNHit è un servizio, non è un software, è un servizio a pagamento messo a disposizione direttamente da Cambium ed è a listino. Due dettagli tecnici su che cos'è la 60 giga. Allora, la 60 giga è una frequenza che è una banda di frequenze che va da 57,24 a 70,2 GHz ed è un range di circa 12 GHz. Vi ho già detto prima che i canali sono normali, sono da 2 giga, da 2 giga e 16 in realtà. Quindi la 60 giga è divisa in 6 canali che trovate qui importanti.
L'informazione però corretta è che in Etsy sono stati normati quattro canali, quindi in EU possiamo utilizzare soltanto quattro di questi sei canali. In ambito Etsy sto parlando. Chiaramente l'apparato può gestire sia la license Etsy che la license di altri canali. Quello che c'è da sapere sulla 60 giga. La 60 giga ha una propagazione, diciamo così, limitata e soprattutto all'interno dei canali diversa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io, se vado a fare un'analisi frequenza per frequenza della 60 giga, vedo che, per esempio, a 60 giga ho un assorbimento da parte dell'ossigeno di 10 dB su chilometro, mentre già a 64 GHz ho 5 dB su chilometro e a 68 GHz ho 0,5 dB su chilometro. Questo sto parlando dell'assorbimento dell'ossigeno, quindi non sto parlando di piogge. La pioggia ha un assorbimento diverso perché un rain rate che può essere di 0,2 dB chilometro, che può essere, scusate, di 25 mm ora. Poca pioggia ha un impatto di 0,2 dB chilometro su tutto lo spettro 60 giga, una piccola pioggia di 2,5 mm all'ora 1,8, medium rain 5,6, un heavy rain 25 mm all'ora di 9,5 dB chilometro. In Italia chiaramente vi invito a fare riferimento alle ITU, alle norme ITU che sono presenti all'interno del link planner, perché chiaramente dovendo progettare una rete in piena pianura padana, piuttosto che sulle Alpi, piuttosto che in Sicilia, cambia quello che è il water absorption, mentre invece l'ossigeno viene, diciamo, considerato sempre uguale. Quindi due elementi fondamentali da fare attenzione sono water, quindi il rain rate che abbiamo nella nostra zona, e l'assorbimento dell'ossigeno, che invece mediamente è uguale ovunque. A livello di rain rate, vedete che dal punto di vista della tipologia di rain rate va ad aumentarmi l'attenuazione dovuta dalla pioggia all'aumentare della frequenza. Vedete che i 60 GHz, più, diciamo così, il rain rate risulta elevato, più abbiamo assorbimento. Una cosa molto interessante, vi ho parlato del numero di canali, quindi canale 1, canale 2, canale 3, canale 4 sono quelli utilizzabili in ambito Etsy. Canale 5 e canale 6 non ci interessano, che sono utilizzabili esclusivamente in ambito USA. Vedete che anche all'interno dei canali che possiamo utilizzare abbiamo un diverso assorbimento dell'ossigeno a seconda della frequenza. Per cui vediamo che, per esempio, il canale 2 e il canale 3, guarda che il canale 1 sono, soprattutto il canale 2 è un canale pessimo perché ha un altissimo assorbimento da parte dell'ossigeno, mentre invece il canale 4, che vi anticipo che sarà quello più utilizzato in assoluto, conoscendo, insomma, un po' l'ambiente operativo da qualche anno, sarà sicuramente, appunto, più utilizzato. Perché? Perché ha un assorbimento dell'ossigeno inferiore rispetto agli altri canali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che si trama a maggior distanza oppure di un maggior a parità di distanza. Giusto per fare degli esempi, qui abbiamo un link budget tra due distribution node, quindi V5000 to V5000, oppure tra V5000 e il client mid gain, il V1000. Quindi qui abbiamo una fisicamente un grafico di distanze dove a sinistra vedete un throughput che viaggia a
un gigabit e mezzo a 100 metri di distanza, un throughput che viaggia a 500 megabit a 200 metri di distanza. E la differenza tra i vari canali è abbastanza, diciamo così, tra il canale 1 e il canale 4, quindi quello arancione, funziona meglio, con un rate di 46 mm l'ora, che è molto di più del rate normale, medio, rispetto all'Italia. Tornando nelle slide precedenti, torno un attimo indietro, vedete che il 46 mm l'ora si va a mettere tra Livy Reina, cioè è al di sopra del Livy Reina. E quindi, diciamo così, stiamo parlando di tempesta. Ritorno sulla slide dove invece la stessa, diciamo così, la stessa prova viene fatta senza pioggia. Quindi senza pioggia, considerando quindi esclusivamente l'assorbimento dell'ossigeno, abbiamo un throughput di 1 gigabit, invece che ottenerlo a 150 metri di distanza tra 2DN una V5000 e un V1000, lo si ottiene fino a circa 300 metri. La stessa cosa, i 500 megabit sul canale 4, che prima erano a 200 metri di distanza, adesso ce li troviamo a 500 metri di distanza, quindi no rain. Quindi vedete che la differenza tra un rain rate molto molto alto e senza rain, quindi senza pioggia, è significativo. Questo è invece un link budget uguale con le stesse condizioni, quindi a destra trovate il no rain e a sinistra trovate una rain rate di 46 mm all'ora tra un V5000, quindi distribution node, e un V3000. Anche qui potete vedere una distanza che sul gigabit, prendiamo come riferimento il gigabit, siamo intorno ai 300-400 metri, qualcosina in più sul canale 4, che è quello arancione, mentre invece quando parliamo di no rain, il gigabit è ottenuto, vedete, la distanza di 2 km, ma sicuramente andiamo sopra il chilometro. Connessione tra V5000 e V3000. Il V3000 vi ricordo essere il dispositivo con l'antenna ad alto guadagno. Ok, questa è l'ultima slide di performance che vede due V3000 connessi tra di loro. V3000 sono due CPE ad alto guadagno, quindi USB Again, in modalità punto-punto. Vi ricordo che la CPE Mid-Gain non può fare la modalità punto-punto e la modalità punto-punto è solo una prerogativa di due distribution node V5000 oppure due apparati client high gain V3000. In questo caso troviamo con 46 mm ora di pioggia una distanza che va tra i circa 800 e i circa 900 metri per avere il gigabit, e mentre invece per avere il massimo throughput, che è un gigabit e 9, ci fermiamo a circa 500 metri, 600 metri col canale 4. Senza pioggia, chiaramente vedete che le distanze si allungano e anche di molto, perché arriviamo intorno ad un range che va tra i 2 e i 3 km, a seconda che vogliamo un throughput di 2 gigabit, un throughput di 1 gigabit o un throughput di 500 megabit. Per cui vedete bene che la pioggia impatta tantissimo sulle distanze ed è per quello che vi consiglio di utilizzare sempre solo il link planner per capire qual è il tipo di servizio che si potrà erogare con la 60 giga. Ok. Dal punto di vista
dal punto di vista di cosa mette in campo Cambium, allora Cambium mette in campo quello che avete visto adesso, quindi tutta una serie di slide sul prodotto che sono tranquillamente scaricabili. E la nostra presentazione vi verrà sicuramente inviata al termine, diciamo così, di questa giornata. E però volevo avvisarvi del fatto che sul portale di learning di Cambio Network c'è la possibilità di diventare CNWave Certified Administrator con dei corsi online. Dei corsi online che vi invito, vi suggerisco di affrontare perché sono molto molto interessanti, perché spaziano tecnicamente da una, diciamo così, dall'introduzione del portafoglio prodotti alla tecnologia Terragraph, fino ad arrivare proprio fisicamente al singolo product overview, fino al network design and planning, fino all'installation, quindi come si installano gli apparati, e addirittura un basic setup e configuration degli apparati con la release firmware con cui ci arriveranno a breve gli apparati. Per cui vi invito ad andare sul portale di learning di Cambium e ad affrontare questi 6 moduli di corso con dei piccoli esamini alla fine di ogni modulo che vi porteranno a superare diciamo così, l'esame finale, che alla fine è la somma dei vari esamini, per ottenere il certificato di CNWave Certified Administrator. Detto questo, ci sono già una marea di domande. Più o meno diciamo così, non sono andato troppo nel dettaglio tecnico, perché il dettaglio tecnico sarà fonte di trattazione dei prossimi webinar, quando avremo il materiale in mano e quindi potremo fare la navigazione della GUI, potremo fare una configurazione live, potremo fare tante cose che oggi non riusciamo a fare, e gli apparati dovrebbero arrivarci entro il mese di novembre, ma il numero di richieste che Cambium sta avendo worldwide è elevatissimo. L'interesse per questo prodotto è anche elevatissimo. La conseguenza per noi è che i tempi di consegna stanno diventando elevatissimi. Ok, detto questo, allora vado alle vostre domande. Allora, le vostre domande. Audio un po' scadente. Mi dispiace, Pietro, se sei ancora connesso, ma dipende dalla connettività. Allora, le slide ho detto che verranno fornite. Le reali distanze più o meno ci siamo già risposti. La 64 giga, allora sicuramente il canale 4 è uno dei canali da utilizzare, ma non è possibile utilizzare sempre solo il canale 4. Occorre un channel reuse, per cui i canali 1, 2 e 3 saranno utilizzati per distanze più corte e il canale 4 sarà utilizzato per i canali più lunghi. Questo, diciamo così, bisogna lavorare di fino su un reale frequency planning. Allora, bellissima domanda sui costi di licenza, sul prodotto licenziato, non licenziato. Non ne ho trattato perché sapevo di trovare mille domande sui costi di licenza. Allora, volevo informarvi che il Ministero a luglio, quindi il MISE, a luglio ha indetto una consultazione per capire cosa fare da grande con questa frequenza 60 giga. Chi è iscritto alla coalizione più o meno ha seguito un po' tutti gli step. La consultazione si è chiusa alla co scusate, coalizione oppure ASSO provider, eccetera, eccetera, i vari organismi che raggruppano soprattutto gli internet service provider. La consultazione si è chiusa a settembre e ancora il MISE non ha dato alcun esito sulla consultazione. Quindi, ad oggi, la frequenza modalità punto punto è licenziata e rientra in tutte quelle licenze, tutte quelle frequenze licenziate al di sopra dei 30 giga. Quindi è licenziata la 60 giga, come è licenziata la 38, come è licenziata la 70. Quindi
in modalità punto punto, oggi è obbligatorio richiedere una licenza al mese. Più o meno su queste distanze, quindi entro i 500 metri, il costo è di 500 euro l'anno, ma sulla modalità punto multipunto, ad oggi il Ministero non si è ancora diciamo, espresso, di conseguenza non è possibile utilizzarla. C'è una modalità per WISP, siano degli internet service provider, comunque regola con tutto, di accedere a una modalità sperimentale. Quindi si fa una domanda di sperimentazione. Esistono dei vincoli sulla sperimentazione che il Ministero vi dirà, però è possibile utilizzare in modalità sperimentale la 60 giga e quindi invito i WISP che non l'avessero fatto a richiedere la possibilità di sperimentare. Allora, mi chiedono se il 60 giga sia pensato per soluzioni statiche e quindi non mobilità. Assolutamente in mobilità, il 60 giga è qualcosa che non sta in piedi, perché è vero che c'è l'antenna beamforming, però è anche vero che la mobilità prevede alcuni controlli che la 60 giga non ha, proprio perché è un prodotto pensato per il fixed wireless access, quindi fixed vuol dire fixed. Allora, il certificato come spendibile, diciamo, non è spendibile. Io ho consigliato la parte di training perché in questo momento, diciamo così, all'arrivo del prodotto avete già una cultura generale per capire se è prodotto che farà caso per la vostra rete oppure no, e se farà caso per la vostra rete il come. Quindi in realtà non è tanto il certificato quello su cui ho messo io l'accento, ma è tutto quello che è il know-how che si apprende all'interno dei training. Quindi, come siamo messi in Italia a livello normativa, si può utilizzare, penso di aver già risposto. Il nostro ministero dovrebbe avere, diciamo, dovrebbe dare delle risposte entro questo fine anno, perché dovrebbe essere obbligato dalla Comunità Europea a dare risposte entro la fine di dicembre. Quindi aspettiamo di capire se il nostro ministero prenderà la frequenza di 60 giga, la renderà leggermente licenziata o light, licensed, come c'è diciamo, in obiettivo di fare, o addirittura di renderla completamente libera. Qui siamo nelle mani del MISE e quindi attendiamo con ansia quello che ci diranno. La banda di frequenza è licenziata, i costi annui, già detto sul discorso del punto punto, la banda licenziata ha lo stesso costo della 70-80 giga o di una 32-38 giga, perché tutto quello che è al di sopra della 30 giga è licenziata indipendentemente dal canale di utilizzo. Sull'attenuazione di tratta viene presa in considerazione la nebbia. Allora, il concetto delle normative ITU utilizzate, che mi sembra che siano le 540 o le 570, utilizzate dalla Link Planner, vengono considerate nelle raccomandazioni ITU sia in RayRate che la FOGI, per cui la risposta è sì. Abbiamo un'idea dei costi apparato? Sì, Pietro, ho visto che ci sei, ho visto adesso. Abbiamo un'idea? Sì, il listino dei costi, il listino degli apparati CNWave è scaricabile nell'area riservata del nostro sito. Ti anticipo, così spanno metricamente, dopo non mi accusare se ho sbagliato di 50 euro, che il distribution node ha un costo di circa, il listino di circa 1200 euro, il V3000 ha un costo di listino completo di antenna di tra i 600 e 700 euro, e mentre invece il V1000 stiamo parlando di circa 200-300 euro. Ovviamente sto parlando di costi di listino. Poi esistono tutta una serie di accessori, eccetera, eccetera. Comunque nel listino, che te lo puoi scaricare tranquillamente, c'è tutto. Qualcun altro mi chiede come siamo messi in termini di competition. Allora, in termini di competition,
competitor, sì, diversi me l'avete chiesto. Allora, vi ricordo che Cambio Network è uno dei primissimi prodotti basati su tecnologie Y, non siamo gli unici, però già tanti competitor attualmente sul mercato non lavorano in tecnologia Y, ma si fermano a T. Alcuni prodotti non fanno connettività punto multipunto e non supportano il mesh, quindi nascono e muoiono in modalità punto punto. Alcuni prodotti non gestiscono il mesh, alcuni prodotti non sono TerraGraph certified. E poi vediamo un po', sto guardando alcuni prodotti di cui mi sono preso qualche appunto. Alcuni prodotti, anche se in AY, non hanno in roadmap il channel bonding. E in più, alcuni prodotti hanno dei TCO, dei total cost of ownership molto alti, perché vi ricordo, c'è il concetto del modulo client da 300 euro per intenderci, che è il V1000, e in pochissime tecnologie, diciamo così, dell'ultima generazione, hanno dei costi di CPE così bassi. Dal punto di vista di altri prodotti, ci sono prodotti possono essere più economici, ma poi non hanno l'interfaccia SFP Plus, non gestiscono il mesh, non sono integrabili nel Facebook TerraGraph. Devo dire che sulla base delle vostre domande, abbiamo valutato i vari competitor. La risposta è che sì, li abbiamo valutati, ma chiaramente se magari in privato ci mandate una mail a info oppure al mio indirizzo direttamente su qual è il competitor su cui volete avere la competition, ne parliamo, perché chiaramente noi abbiamo fatto una panoramica su quelli che sono i competitor attuali, ma chiaramente non tutti. Non tutti o non quelli più sconosciuti, quindi allora, io ritengo di aver risposto un po' a tutte le domande. Chiaramente mi ero prefissato che molte delle vostre domande fossero state su, cioè sarebbero state sui costi di licenza, e ritengo di aver risposto. Sulla normativa, e ritengo di aver risposto. In realtà non ho risposto, perché è il nostro ministero che dovrà rispondere a breve sulla possibilità di utilizzare il sistema in punto multipunto, che ad oggi vi ricordo non è possibile utilizzare. Ok. Il prodotto è distribuito in Italia dalla distribuzione di Cambio Networks. Chiaramente è disponibile, ovviamente sarà disponibile non appena nei nostri stock. Pensiamo, dalle ultime comunicazioni di Cambium, che entro il mese di novembre ci arriveranno i primi distribution node e i primi client node. Per chi volesse, tra virgolette, accaparrarsi, vi ricordo che è possibile fare anche una NFR kit composto da un certo numero di apparati. Se vi può essere, vi può interessare avere un NFR kit di questi prodotti, perché avete già mandato la richiesta di sperimentazione al ministero, o perché li volete provare in casa vostra, sappiate che è possibile questo NFR kit acquistarlo one shot, una tantum, e comprende due apparati per tipo. Ed è molto molto interessante, perché lo sconto cui vengono proposti è molto molto interessante. Chiaramente, chi prima arriva meglio alloggia, il numero di apparati che Cambium ci invierà non sarà infinito, quindi chi vuole provarli per primo, vi diciamo così, esorto a ordinarci l'NFR kit il prima possibile, prima che questi termini. Ok.
Nella chat trovate i dettagli della consultazione del ministero, quindi trovate tutto quello che c'è, l'intero intervento fatto da Liuzzi, sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico. Allora, qualcuno mi dice che Internet è un prodotto AD, non supporta il mesh, non supporta il channel bonding, per cui diciamo, è un prodotto IP55, diciamo che è uno di quelli più, insieme a Microtik, è uno dei prodotti più utilizzati sul territorio nazionale. Diciamo che ha delle limitazioni, poi chiaramente sappiamo che ha anche dei prezzi molto interessanti. Al di là di quello, sicuramente Cambium ha qualche arma in più, qualche freccia in più al suo arco nel panorama di 60 giga. Chiaramente chi è in competition, quindi i vari competitor, chiaramente tireranno fuori altri prodotti, tireranno fuori altre tecnologie. O comunque avranno nel futuro altre frecce al loro arco per contrastare sicuramente, per fare competition chiaramente ognuno fa il suo mestiere. Noi quello che possiamo dirvi sono le differenze dal punto di vista tecnico tra il prodotto Cambium oggi e comunque nell'immediato futuro, vedi per esempio il channel bonding e il mesh e quello che sono gli altri prodotti oggi e quello che abbiamo modo di vedere nelle loro roadmap. Tutto qua. Perfetto. Direi, ripeto, di aver risposto a un po' a tutte le domande. Se vi viene in mente qualche domanda in più, adesso non vi viene in mente, non esitate a scriverci, così come non esitate a chiederci delle informazioni riguardanti all'NFR Kit. Perfetto. Detto questo, ritengo che in quest'ultima slide trovate i nostri contatti. Il mio contatto, credo che più o meno quasi tutti ce l'abbiate. Niente, vi saluto. Vi auguro una buona serata a tutti, spero di non avervi tediato troppo con tutto quello che vi ho detto. E, ripeto, siamo a vostra disposizione per qualsiasi tipo di informazione, sia tecnica che commerciale. Grazie a tutti dell'attenzione e buona serata. Annoiato no, stordito con l'audio. La prossima volta faccio una trasmissione in FM, Pietro. Ciao a tutti, buona serata e grazie per l'attenzione. Grazie, grazie, grazie a tutti.